con quali auspici parte questa nuova stagione? Dopo tanto tempo torna finalmente a parlare il campo. Sicuramente è un momento di grande emozione, di grande sentimento, perché non era così scontato in pochi giorni far partire un'idea, un progetto, una sorta di squadra. Soprattutto anche vedere il centro che si rianima, credo che sia un motivo di grande soddisfazione per tutti. Quindi innanzitutto voglio ringraziare tutte le persone, quelli, i miei collaboratori, tutti quelli che stanno lavorando in questa società, perché veramente hanno dedicato tante ore e tanti sacrifici, tanto sudore per arrivare a un risultato che è piccolino, sembra scontato, ma vedere oggi in campo, anche se sono solo 10 giocatori, uno staff tecnico, una maglia con un nome e uno stemma, credo che veramente sia una cosa stupenda e mi emoziona anche molto. Normale che però, vedendo anche così tanta gente, tanti tifosi, tanti rappresentanti dei media, comporta anche tanta responsabilità, e quindi ancora dovremmo essere ancora più bravi da oggi a lavorare duramente, a fare tanti sacrifici, a cercare di essere bravi nel completare, soprattutto dal punto di vista tecnico, una squadra che è ancora da creare, quindi comporta ancora tante difficoltà e tanti punti interrogativi da sciogliere. Appunto, quanto manca ancora il completamento della rosa? Ma lo vedete anche voi, abbiamo appena 10 giocatori, quindi manca ancora tanto. Se pensiamo che una rosa, così, l'obiettivo nostro è di portare qua 25 giocatori, la matematica non è opinione, sono i due quinti, quindi manca più della metà. E soprattutto dobbiamo sciogliere alcuni nodi importanti, come quello del portiere, visto che oggi non ci sono portieri. Stiamo cercando, come avevo detto già alcuni giorni fa, un under in questo ruolo, soprattutto lo vorremmo giovanissimo, quindi addirittura del 97, però non è semplice trovarlo in questo momento della stagione e convincere società importanti a rinunciare magari a dei talenti, perché ovviamente se il giocatore sarà giovane dovrà essere molto forte. E poi, così, nella costruzione della squadra, adesso il punto interrogativo più grosso è il centrocampo, dove ancora non abbiamo individuato, cioè perlomeno li abbiamo individuati, ma non riusciamo ancora a stringere alcune trattative con giocatori che importanti, perché abbiamo Lucarelli davanti, abbiamo giocatori di categoria che ci garantiscono davanti già una certa esperienza, una certa quantità di gol. Adesso dobbiamo trovare e formare un centrocampo partendo da un leader, da un giocatore che sia abituato a comandare la squadra e soprattutto sia abituato a vincere. Un centrocampo, leader, Marchionni può essere uno di questi. Ma guardate, Marchionni è nato tutto, possiamo anche dirlo chiaramente, è stato un colloquio fatto con la Sampdoria, probabilmente è un giocatore in uscita da questa società, e parlando con quei dirigenti della Sampdoria c'era stato questo scambio di opinione, nel senso che loro lo faranno uscire probabilmente, e quindi hanno chiesto la nostra disponibilità se era un giocatore che piaceva. Ovviamente Marchionni è un giocatore che è stato importante per questa società, un giocatore secondo me che sta ancora bene, però credo che anche parlando con lui così abbia voglia ancora di cercare una vetrina più importante, quindi credo che avrà voglia ancora di fare qualche partita in Serie A, per cui in questo momento non è una pista percorribile. La grande visibilità che ha il Parma anche in Lega, diciamo in Serie D, porta dei giocatori ad offrirsi, anche importanti, anche noti. Ma innanzitutto porta una quantità enorme di giocatori che vorrebbero far parte di questo progetto, però anche è vero che tanti sono giocatori ovviamente di categoria, però io credo che sì, qualcuno lo potremmo prendere, però qui servono giocatori che si calino in una realtà che è un po' particolare per i dilettanti, perché dovranno avere l'umiltà, la voglia di lottare, di sacrificarsi per un campionato difficile, però allo stesso tempo dovranno avere qualità tecniche di un certo tipo e soprattutto una personalità e una capacità di affrontare una situazione che non è normale per i dilettanti. Basti pensare agli abbonamenti che abbiamo fatto, alla gente che verrà al Tardini e al fatto che sicuramente quando si inizierà a far sul serio saremo la squadra da battere e tutti vorranno far bella figura contro il Parma, quindi al di là delle qualità tecniche, al di là del conoscere il campionato, bisognerà avere anche una personalità che dovremo essere bravi ad andare a trovare e a tirare fuori dai giocatori. Vi aspettate una risposta così forte e rapida da parte dei tifosi sugli abbonamenti? Ma io qui non voglio essere presuntuoso, ma già qualche mese fa nelle interviste che avevo avuto modo di fare
non avevo dubbi sulla risposta della gente di Parma, perché secondo me, al di là della vicenda che è successa e del fallimento di quello che è stata la società, però io credo che quello che abbia più ferito, se conosco bene i parmigiani, sono stati 6 mesi di umiliazioni, di passaggi strani, di personaggi che sono arrivati qua che non c'entravano niente col calcio. Io credo che la gente di Parma abbia la maturità e la consapevolezza di accettare un insuccesso sportivo, ma non di farsi umiliare e prendersi in giro. E quindi ero sicuro che avrebbe risposto, ma alla grandissima. È andata forse anche oltre le aspettative, perché credo che sia stata brava la proprietà, la nuova società, a proporsi in un certo modo e a invogliare la gente a fare determinati tipi di abbonamenti e di legarsi alla squadra in maniera particolare. Adesso dovremmo essere bravi noi, come dicevo prima, i giocatori, a meritarci tutto questo affetto, a meritarci tutta questa fiducia che la gente ci ha dato sulla carta. Questo ci comporterà tanta responsabilità, non ci deve mettere né ansia né pressione. Ho detto solo ai giocatori di pensare ogni giorno come sarà bello poter entrare a Tardini con un pubblico di un certo tipo, cosa che non c'entra niente, ripeto, con questa categoria. E credo che se saremo bravi, poi sarà un piacere tutte le domeniche entrare in quello stadio e giocare le partite con una maglia e con uno stemma nuovo. Abbiamo detto c'è l'incognita appunto del portiere, che ovviamente si sta lavorando anche il centrocampo. Dall'altro punto di vista l'attacco sembra praticamente quasi fatto. Ma l'attacco siamo avanti, perché ci sono già diversi profili, direi anche complementari fra loro. Non vi nascondo che è un nome importante, vorremmo portarlo, e anche con determinate caratteristiche, cioè di una prima punta che abbia determinate caratteristiche, anche perché diciamo, prevediamo di dover giocare tante partite con squadre chiuse, con squadre bloccate nella loro metà campo, quindi serviranno anche giocatori molto tecnici. Quindi una prima punta, tra virgolette, la cerchiamo, anche se per esempio Musetti già è un profilo che si avvicina a questo tipo di ruolo. Quindi in attacco forse siamo il reparto in cui siamo più avanti. Immagino, il nome del colpo che state cercando, non cerco di strappartelo, ma stiamo parlando di comunque un giocatore esperto, nel senso, o si vuole puntare su un giovane dal punto di vista della punta centrale? Perché forse è meglio un giocatore esperto, dico, però la mia... Ma guarda, noi non è che, cioè, possiamo scegliere, però dobbiamo anche adattarci al momento della stagione, cioè siamo al 2 di agosto, quindi tanti giocatori sono accasati. Dovremmo essere bravi a vigilare sul mercato, non nascondo, dato l'abbiamo si è detto, se ne è parlato tanto, eravamo entrati un attimino in una trattativa con Arma, proprio perché ci sembrava proprio un profilo di categoria superiore, che aveva una posizione difficile a Pisa, e nel momento in cui stava per andare via noi ci siamo inseriti. Quindi dovremmo essere bravi a cercare di approfittare di situazioni che magari adesso non si prevedono, perché io credo, almeno per quel po' di esperienza che ho, che i giochi importanti si faranno fra una settimana, 10 giorni, quando chiuderanno i ritiri della Serie B, i ritiri della Lega Pro, ci sono le liste bloccate sia in Serie B che in Lega Pro, quindi magari ci sono giocatori che adesso ovviamente, e giustamente, a modo di vedere loro, si cercano di ritagliarsi un posto in queste squadre. Poi nel momento in cui magari vedranno che le porte sono chiuse, si guarderanno intorno, e a quel punto credo che un progetto come Parma faccia gola e possa attirare l'attenzione di tanti. Il problema mio personale di Andrea Galassi adesso sarà quello di far collimare due esigenze completamente opposte, cioè io sono convinto che più aspettiamo più avremo opportunità di mercato, però è anche vero che sempre il 23 avremo una prima partita ufficiale, non è che possiamo andare in campo 10 giocatori. Per un discorso di amalgama, sì, perché poi anche come hai detto, ma quello mi preoccupa un po' meno, anche perché cioè io prevedo che l'inizio di campionato per noi sarà difficile, in quanto, ripeto, ci saranno tante tensioni, tante pressioni, eppure se prendiamo giocatori bravi, non è che, l'ho detto anche con loro, non è che in 2 ore, 10 allenamenti, una settimana costruisci una squadra. La squadra si costruisce momento per momento, corsa per corsa, sacrificio per sacrificio, ogni momento che si ritrovano a tavola, a cena, deve nascere un'empatia che richiede forzatamente dei tempi, e anche l'allenatore deve avere modo e tempo di trasferire le proprie convinzioni di tattiche e tecniche alla squadra. Quindi prevedo che all'inizio avremo difficoltà, però quello che mi riferivo io è che secondo me negli ultimi 10 giorni di mercato ci saranno una marea di opportunità, però è anche vero che non è che possiamo arrivare al 20 di agosto e avere 12-13 giocatori, quindi dovremmo essere bravi a far collimare due situazioni e delle esigenze completamente opposte. Per la collocazione nel girone,
Avete intenzione di esprimere una preferenza in Lega o dove va va? No, assolutamente, credo che per come ha detto Scala noi non vogliamo... Non fate passi? Non facciamo passi, no, assolutamente. Vogliamo proprio star fuori da certe logiche, certe tipi di forme di influenzamento, quindi accetteremo quello che deciderà la Lega Nazionale Dilettanti e vedremo. Non lo so, io ecco, sotto questo aspetto di come si formano i gironi ho meno esperienza e quindi sono curioso quanto voi di vedere le scelte che farà la Lega. È legittima, in pratica nei dilettanti si può chiedere di andare in un girone o nell'altro, proprio si chiama legittima perché all'atto dell'iscrizione. Però penso che noi come abbiamo... ha fatto Piacenza in pratica che ha chiesto il B. Ma credo che noi, proprio per la collocazione geografica di Parma, credo che non possiamo far valere tante ragioni, nel senso che la Toscana è vicino, tutta la Romagna è vicino, la Lombardia è vicino, parte del Veneto, quindi credo che, secondo me, noi abbiamo caratteristiche e proprio un posizionamento di poter far parte di situazioni. Per i giovani, come siete messi con i giovani? Perché il problema giovani credo che sia... il fondamentale, no? Ce ne vorranno 10, se sbaglio. Ma i giovani, già tra questo gruppo qui ce ne sono diversi, quindi credo che un terzo perlomeno, come c'è cioè un terzo di squadra o due quinti come ho detto prima, già c'è Saporetti, c'è Ricci, c'è Sereni, quindi voglio dire, cominciamo già a contarne più di uno, c'è Adorni. E adesso ripeto, dovremo soltanto sciogliere il nodo del portiere, soprattutto del 97, ecco, perché quello forse è il tasto più delicato, proprio perché il 97 per età è il giocatore che ha meno esperienza, quindi bisognerebbe trovarlo di qualità, anche se questo poi stride un po' con le esigenze delle primavere importanti, che hanno giocatori che vogliono far giocare proprio perché sono nell'età giusta per fare quel campionato e quindi se ne privano con molta difficoltà. Prima stavamo parlando del Pisa a proposito del mercato, circolava la voce secondo cui voi avevate chiesto informazioni su Bisuzzo, un difensore che ha più o meno la stessa situazione di Arma, aveva poi Arma si è accasato. Bisuzzo è un giocatore che noi quando abbiamo parlato col Pisa ci avevano fatto il nome di 4-5 giocatori che dovevano liberare, cioè che il Pisa voleva cercare di liberare. E quindi Lisuzzo poteva andare bene, noi l'abbiamo un po' considerato nel momento in cui sembrava che Alessandro Lucarelli non avesse ancora sciolto alcune riserve, però nel momento in cui Alessandro ha deciso di continuare a giocare, io credo che poi non si sposino le caratteristiche di Lisuzzo, cioè per noi poteva essere un leader difensivo proprio su cui costruire la difesa, una volta che c'è Alessandro Lucarelli non ci sono più le... dal punto di vista tecnico le condizioni per mettere insieme questi due giocatori, perché altrimenti faremo una difesa troppo vecchia e soprattutto con caratteristiche fisiche non complementari. Lorenzo, come funziona la scrematura che farete a quelli che sono offerti, che vengono qui da domani, credo, no? Ma allora, noi abbiamo optato per questa situazione, nel senso che abbiamo tantissime richieste di giocatori che si propongono e non nascondo che tanti non li conosciamo, perché altrimenti sarei presuntuoso e sarei ipocrita. E abbiamo giocatori che vivono a Parma, che sono di Parma, che sono stati nel Parma, che ovviamente sentendo molto questo legame a questo territorio si sono proposti, alcuni di questi noi li conosciamo perché hanno un passato, però dobbiamo verificare la condizione atletica, alcuni hanno avuto dei problemi, quindi li vogliamo vedere da vicino. E poi quindi diciamo questa sorta di test sarà fatto più che altro per i tanti giovani che ci stanno proponendo, che ovviamente vogliamo anche misurare un po', ma non da tanto dal punto di vista tecnico, perché li abbiamo visti attraverso Y Scout, attraverso delle relazioni, però vogliamo anche testare un grado di maturità dal punto di vista personale, dell'atteggiamento. Quindi servirà 3 giorni, 4 giorni? Ma adesso noi credo che 2-3 giorni, abbiamo un gruppo che domani si presentano in 15-16 e fra questi però abbiamo anche altri profili di giocatori invece che sono svincolati o che sono ai margini in alcune squadre e che si sono proposti e hanno accettato volentieri anche di venire ad allenarsi con noi, e quindi noi li ringraziamo anticipatamente e cogliamo l'occasione anche per poter dare più credibilità a questi allenamenti, perché da domani credo che vanno fatti dei lavori anche sistemate dove... qua? Sì, staremo tutti qua, sì.
l'ultima da parte mia, a proposito di portiere, c'è Mert dell'Udinese che pare sia un profilo interessante, 97. Ma credo che abbiamo sparato troppo alto. Io penso che se mi andate a leggere i convocati di Conte dell'ultimo stage era Mert, quindi pensare che possa venire a Parma mi sembra utopistico. Quindi... ma farebbe titolare da un'altra parte, secondo me. Ma no, ma l'Udinese non lo dà assolutamente, che credo che non farà il secondo, ma credo addirittura abbia quasi scalzato Scuffè. Quindi potrebbe fare un discorso, conviene che giochi contro degli adulti. Sì, però sai cos'è, Paolo, che è? Parliamo di un profilo talmente elevato, sì, che se lo mettono sul mercato devono fare il titolare lì. Cioè non è il giocatore che dici, non so, deve andare a fare il secondo in Lega Pro o il pseudo titolare, sì, magari viene qui, piazza importante, strutture importanti, staff importante, stadio importante. Qui stiamo parlando di profili che nel momento in cui l'Udinese dice li mando a giocare, presto, sì, va a fare titolare lì, in diretta. Lo fa in no, questo veramente mi parlano di un giocatore fuori proprio dalla norma. Adesso io conosco meglio Scuffè, Meret l'ho visto poco, però me ne parlano tutti come un fenomeno, tra virgolette. Quindi stiamo parlando di giocatori che... Potreste anche non prendere 95, visto che siete già 3,96 in casa. Cioè, potreste anche schierare un 96 invece di 95. O... Ma no, il 95... Se lo trovi buono, poi... No, riprenderemo, cioè lo prenderemo, perché credo che per grado di maturità e per esperienza magari hanno anche un campionato in più nelle gambe, quindi... Solo che devo essere sincero... Cioè, c'è in questo mercato scoperto che i 96 te ne offrono tantissimo, veramente perché hanno già giocato. I 95 ce n'è meno, però ci sono e sicuramente sfrutteremo tutto quello che possiamo sfruttare. Però, ripeto, cioè, 95 se li troviamo può esserci uno o due, ma poi può giocare anche un 96. Mentre il discorso del 97, che deve essere in campo obbligatoriamente, comporta uno di averne almeno tre. E due, cercare di avere tutti nello stesso ruolo, perché capite che non è che posso prendere un portiere 97 e poi si fa male, se non c'è il sostituto devo fare due cambi, quindi sarebbe un'utopia. A posto? Grazie, buon lavoro. Perfetto. Grande buono. È dura, però bello.